Benvenuti all'appuntamento che condividiamo con la dottoressa Michela De Petris, medico-chirurgo, specialista in scienza dell'alimentazione, esperta in alimentazione vegetariana, vegana, crudista e macrobiotica, che ringraziamo per l'ospitalità. Ben trovata. Oh, grazie, grazie a voi per l'invito. Anche oggi parliamo di alimentazione e quindi dell'importanza delle scelte che si fanno nel campo del cibo. Dal punto di vista economico, quindi perché conviene fare determinate scelte anche guardando letteralmente il portafoglio? Sì, 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 anche perché mangiare in un certo modo serve sicuramente per tutelare la nostra salute, serve per ridurre l'impronta ecologica che ognuno di noi ha a livello del pianeta, ma possiamo fare molto anche a livello economico. Cosa intendiamo per impronta ecologica brevemente? L'impatto ambientale, l'impatto ambientale che ognuno ha per cui... Quanto ognuno nel suo, nel suo vivere, nel suo modo di fare, nei suoi consumi inquina l'ambiente. Produce più gas a effetto serra, consuma più carburante e combustibile fossile e con l'alimentazione si può fare molto. Effettivamente, con l'alimentazione si può fare tanto a tutti i livelli. Oggi parliamo di scelta economica, questo perché ormai è ben noto come convertire vegetali in carne sia antieconomico. Il 50% dei cereali e il 90% della soia prodotti nel mondo sono usati come mangimi per animali e questo ce lo dice un report della FAO del 2006. Cosa significa più nel dettaglio? La conversione di vegetali in carne e quei vegetali fanno parte del mangime che viene dato agli animali per essere sfamati e per crescere. La conversione di vegetali in carne implica un'enorme perdita di energia. In particolare, ci vogliono 24 kg di mangime, e quindi di cereali e di soia, per far crescere solo di un kg di peso corporeo un agnello. 13 kg di mangime per un vitello, 11 kg di mangime per far aumentare di peso di un kg un bue, 3 kg di mangime per far crescere di un kg di peso un pollo. Vuol dire che si sprecano tanti vegetali per avere poi un effetto netto esiguo, solamente l'aumento di un chilo di peso per quanto riguarda gli animali che poi andremo a mangiare. Tanto è vero che gli animali d'allevamento sono stati definiti fabbriche di proteine alla rovescia. Consumano tante proteine di origine vegetale per produrre poi poche proteine di origine animale. In particolare per ottenere solo un chilo di carne sono necessari in media 15 kg di vegetali, soia, mais, grano, colza, che vengono appositamente coltivati per loro e quindi per andare a costruire i loro mangimi. E una persona coscienziosa si, si chiederebbe, ma quei 15 kg di vegetali, soia, mais, grano, colza, se invece di finire come mangimi per gli animali, Venissero destinati per andare a sfamare le popolazioni che ne hanno bisogno, la fame nel mondo sicuramente si ridurrebbe. Altra osservazione interessante: ma quando mai una mucca d'allevamento si troverebbe a mangiare soia, mais, grano e colza se non perché forniti loro come mangimi dall'allevatore? Una mucca in natura non mangia soia o cereali, una mucca in natura bruca l'erba. Le mucche d'allevamento, l'erba non la vedono dipinta da nessuna parte. Sono costretti a mangiare dei cibi vegetali, sì, ma per loro non fisiologici, non naturali. E sappiamo anche che non sono gli unici ingredienti. Ah, bene che vada, mangiano cereali, soia, mais e colza. Male che vada, invece, mangiano anche cibi di origine animale che loro in natura non mangerebbero mai. Per cui, triturati, in mangime, in pastoni e vengono loro dati da mangiare pezzi di carne che una mucca, che è un animale vegano al 100% in natura, non consumerebbe mai. Addirittura un ettaro di terreno destinato all'allevamento bovino produce solo 66 kg di proteine all'anno. Se quello stesso ettaro di terreno invece venisse destinato alla coltivazione della soia, ne produrrebbe ben 1848, per cui molti, molti di più. La quantità che viene consumata o meglio sprecata per gli animali d'allevamento. Una mucca da latte consuma 200 litri di acqua al giorno, che è tantissimo, non perché beva 200 litri di acqua, ma quei 200 litri fanno parte di tutta l'acqua che viene utilizzata complessivamente per lavare le stalle, eliminare le deiezioni, irrigare i campi, produrre i cereali e i legumi che poi verranno dati da mangiare a questa mucca. È tantissimo, sappiamo che al mondo eh, l'acqua scarseggia perché andare a sprecarla per produrre cibo di origine animale. Oltretutto è un bene prezioso, sappiamo che in certe zone è cominci... il nostro oro blu, per cui utilizziamola per coltivare cereali, legumi, verdure che poi serviranno per sfamare la gente invece che non gli animali. Questa è una notizia curiosa, era apparsa su un, una rivista molto molto ben organizzata eh, e si intitolava così l'articolo E che dire di un piatto di grilli? Ormai sembra la tendenza ultima quella di orientarci verso il consumo di insetti. Attualità, insetti edibili. Gli insetti dicono essere nutrienti, economici da allevare e poco inquinanti e addirittura l'Unione Europea ne ha utilizzato il consumo. In effetti l'allevamento di insetti rispetto a quello di bovini ha dei vantaggi. Questo perché ci sono dei valori eh, che sono stati ben definiti, per far aumentare di un chilo di peso corporeo i grilli ci vogliono solamente 2 kg di mangimi, 10 litri d'acqua, si producono solo 2 grammi di gas a effetto serra e serve solamente l'impiego di un ettaro di terreno. Per quanto riguarda i bovini invece i dati sono molto maggiori, servono 8 kg di mangime, 22.000 litri di acqua, 2.800 g di gas effetto serra vengono prodotti e servono 10 ettari di terreno, per cui effettivamente l'allevamento di insetti sembra più vantaggioso rispetto a quello di bovini. Ci sono tanti altri scogli ma, però... Ma, <ride> ma. Perché non scegliere i legumi? I legumi sono la carne dei poveri, quella più naturale, più economica, costano niente, impattano pochissimo sull'ambiente, sono molto molto buoni. Io non trovo una persona, non ho un paziente al quale eh, quando chiedo ma pasta e fagioli, le piace? A tutti piace tantissimo la pasta e fagioli. Spesso si dimenticano di mangiarla perché è troppo semplice. È troppo, è troppo genuino, è troppo economico come, come piatto, in realtà è molto saziante, è molto nutriente, è molto valida dal punto di vista nutrizionale ed è buonissima. Non c'è nessuno al quale non piaccia la pasta ai fagioli. Tra l'altro, quindi dicevamo, perché non scegliere i legumi? Molto meglio i legumi del bovino, dell'insetto. Tra l'altro, eh, dicevo, è stato fatto questo studio interessante, per cui è stato chiesto a un buon campione di persone, cosa ne pensano degli insetti da mangiare e il buffo anche se l'Unione Europea ha eh, sdoganato la possibilità di utilizzare gli insetti per produrre cibo il 73% delle persone Mm, indagate e ai quali è stato chiesto un loro parere, il 73% dice che non sarebbe mai disposto a mangiare insetti sotto nessuna forma. Eppure ci sono delle zone, dei paesi nel mondo in cui è tra virgolette normale. Normale, paesi nel mondo, nel senso che loro sono abituati a mangiare in questo modo. In Asia, in Cina, piuttosto che non in alcune regioni dell'India. Eh, nel Vietnam, Laos, lì sì, sono abituati a consumare insetti, come sono abituati a mangiare gatti, cani, mentre non mangiano assolutamente le mucche o ci sono altri posti in cui non consumano il maiale. È proprio una questione di cultura. Da noi le mucche e i maiali si consumano abitualmente, gli insetti non ci piacciono come idea, i cani, consumare cani e gatti ci farebbero orrore ma io mi chiedo come io non consumerei, non mangerei il mio cane e non lo farei mai, ma non farei mai la stessa cosa per un maiale, un pollo, un pesce o una mucca. Sono sempre animali che vanno tutelati, rispettati e non mangiati. Il 27% invece di questo campione indagato mangerebbe insetti solo sotto forma di farina. Per cui... Resi in farina e utilizzati per preparare biscotti, pane e prodotti da forno. Almeno non si vedono in Almeno questo caso. Almeno non si vedono, e mi sembra bah, <ride> eh, così: Discutivo. un escamotage. Sì, per occhio non vede, cuore non duole. È possibile mangiare con gusto, in modo vario ed equilibrato, senza sfruttare gli animali e riducendo l'impatto ambientale? Assolutamente sì. Dobbiamo imparare a fondare la nostra alimentazione sulla scelta di cibi di origine vegetale. Cereali, verdure, crude e cotte, legumi, che sono quelli che vengono definiti la carne dei poveri o ancora meglio la carne dei furbi, perché sono i furbi che riscoprono i legumi e, impaiono, e imparano a mangiarli quotidianamente. Non tutti però li tollerano allo stesso modo. Sì, allora bisogna imparare ad allenare la flora batterica intestinale a gestirli bene. Di solito tutti presi dall'entusiasmo cucinano i legumi, finalmente fanno un piattone enorme e se non sono abituati hanno disturbi a livello digestivo. Bisogna cucinarli in maniera eh, corretta e cioè poco come quantitativo, ne bastano proprio solamente due o tre cucchiaiate, non il piattone completo. Bisogna consumarli spesso, anche giornalmente, ma in piccole quantità, in maniera tale da allenare la flora batterica intestinale fermentativa a tollerarli bene <coughs> e eventualmente si può partire da quelli decorticati. Ci sono le lenticchie rosse decorticate, i ceci, i fagioli, le fave, le cicerchie, essendo decorticati non hanno più la parte esterna, la cuticola, che è quella che può dare più disturbo a livello intestinale e in questo modo si tollerano egregiamente bene. Frutta fresca, frutta essiccata, semi oleaginosi, germogli, frutta secca, alghe, oli. Vedete quanti cibi abbiamo a disposizione per variare ed equilibrare bene la nostra giornata alimentare. Tra l'altro, i vegetali hanno dei vantaggi indubbi rispetto ai cibi di origine animale perché solo i vegetali contengono fitonutrienti. Alcuni i più famosi sono i carotenoidi, glucosinolati, flavonoidi, sulforafano. E sono ingredienti nutrienti vantaggiosissimi per la salute, sono antiossidanti, antinfiammatori, potenziano il sistema immunitario, antitumorali e si trovano solo, e dico solo, nei cibi di origine vegetale. Come anche le fibre. Le fibre sono indispensabili per il buon funzionamento del tubo gastroenterico, tengono pulito l'organismo dai tossici ci fanno scaricare bene e ricordatevi che un intestino bello, pulito, che funziona bene, consente anche di essere più lucidi a livello mentale e anche qui le fibre nei cibi di origine animale non ci sono. Fibre non sono contenute in latte, carne, pesce, salumi, formaggi, uova, ma si trovano solo nei cibi di origine vegetale. Tra l'altro, altro dato interessante e inquietante, Relativo al bioaccumulo degli inquinanti, che è tipico dei cibi animali. Gli inquinanti ambientali si accumulano solo nei cibi, o quantomeno principalmente, se non esclusivamente, nei cibi di origine animale, in particolare in quelli grassi. A, parla a partire dalla diossina, piuttosto che non tante altre molecole che hanno mm, denominazioni e nomi un po' difficili da pronunciare, rientrano nella categoria dei POPS. Che significa inquinanti organici persistenti che si accumulano nei cibi di origine animale e in particolare nell'uomo, che è al vertice della piramide proprio perché l'uomo, nel corso della sua esistenza, consumando tanti cibi di origine animale, alla fine accumula e stocca nel tessuto adiposo, nel tessuto grasso, questi inquinanti. Perché riescono ad accumularsi? Hanno delle caratteristiche particolari? Sono lipofili che vuol dire che hanno un tropismo particolare proprio per il grasso. Il grasso che non si trova nell'insalata, non si trova nei fagioli, non si trova nella mela, dove si trova il grasso? Si trova nel latte, nel formaggio, nel burro, nelle uova, nella carne, nel pesce, lì si accumulano questi inquinanti. L'uomo consuma questi cibi e ulteriormente continua ad accumulare al suo interno tutte queste sostanze tossiche, tossiche e dannose. Per cui se puliamo l'alimentazione, se stiamo attenti al peso, per cui non dobbiamo noi stessi essere in sovrappeso, non dobbiamo essere grassi, dobbiamo essere magri e se mangiamo a base vegetale riusciamo a non introdurre questi inquinanti e a pulire l'organismo. Altro dato interessante l'antibiotico resistenza, che è sempre più in auge ed è un problema sempre più allarmante. Ogni anno muoiono 33.000 persone per infezioni da batteri resistenti. Le cause? Primo, un uso umano inappropriato degli antibiotici. Secondo, un impiego veterinario non oculato. La stragrande maggioranza, il 70% degli antibiotici venduti, è destinato al bestiame, che è tantissimo. Fino al 2006 in Europa gli antibiotici addirittura erano impiegati anche per stimolare la crescita degli animali da allevamento. Quando consumiamo carne, noi umani, carne di pollo, di manzo, maiale, ma anche il pesce, contaminata da batteri resistenti, aumenta anche per l'uomo il rischio di infezioni e di passaggio di materiale genetico mutato a batteri non ancora resistenti. Per cui consumare cibi di origine animale in arrivo soprattutto da allevamenti intensivi ci espone a un rischio maggiore di antibiotico resistenza. Come dobbiamo comporre un piatto nutrizionalmente equilibrato? Ci devono essere dei cereali integrali che devono occupare un po' più della metà del piatto, le verdure un quarto più tutte quelle che vogliamo e dobbiamo consumare a parte e poi i legumi. I legumi, come dicevo, devono essere pochini. Ne bastano due o tre cucchiaiate. Tra l'altro lo sappiamo, le fonti animali forniscono proteine complete, le fonti vegetali invece apportano proteine incomplete. I cereali sono carenti di lisina, i legumi sono carenti di metionina. Attenzione bene, carenti, non completamente assenti. Bilanciando tra di loro e consumando nello stesso piatto o spalmati nell'arco della giornata, dei cereali e dei legumi, riusciamo a fornire tutti gli amminoacidi essenziali dei quali abbiamo bisogno. Per cui, banalmente, pasta e fagioli, riso e ceci, la polenta con i piselli ci consente di apportare tutti gli amminoacidi essenziali presenti anche nella carne, nel pesce, nei formaggi e nelle uova. Che sono importanti! Che sono importanti, sono fondamentali e che, tra l'altro, si trovano egregiamente bene nella verdura. La verdura non è carente di aminoacidi essenziali, per cui consumando tanta verdura che è quello che dovremmo fare, cotta, ma ancor meglio cruda, riusciamo tranquillamente a bilanciare tutto ciò che ci serve. Biologico, se riusciamo a stare sul biologico è tanto di guadagnato. Quindi, Solita questione che viene sollevata è vabbè, però il biologico costa di più. Ma di più rispetto a che cosa? Di più rispetto a un prodotto convenzionale? che sicuramente è più inquinato, più inquinante e nutrizionalmente più povero? Il basso prezzo del cibo convenzionale spesso nasconde una retribuzione non equa dei lavoratori, il non rispetto dei loro diritti, lo sfruttamento intensivo di terreno e di animali da allevamento, frodi e truffi alimentari, per esempio mucca pazza, pollo alla diossina, vino al metanolo, formaggi avariati. Non si è mai sentito parlare del fagiolo pazzo o mh, della lattuga blu piuttosto che non della mela alla diossina. Sono proprio i cibi di origine animale che sono quelli più suscettibili di frodi alimentari. Quindi il biologico costa di più, ma ben venga, un po' di più è normale, ma questo ci consente di tutelare meglio la nostra salute, quella degli animali e quella del pianeta. Però in questo modo, come ci procuriamo le proteine necessarie? Proteine si trovano dappertutto. Le proteine si trovano nei cereali, nei legumi, nella frutta, nella verdura, semi oleaginosi, frutta secca, nelle alghe. Un gli unici due posti in cui non si trovano le proteine sono l'acqua, ok? e nell'olio. Nell'olio non si trovano perché è una spremuta di grassi, grassi di buona qualità, ma grassi. In tutti gli altri cibi vegetali le proteine sono presenti. Questa è una bellissima ricetta di un premio Nobel che ci dice che per tutelare il nostro pianeta e la nostra salute tre sono le cose che dobbiamo fare. Primo, non mangiare carne. Non dice mangiatela poco, mangiatela meno, solo a Natale, solo a Pasqua. No, no, dice proprio non mangiare carne. Essere un consumatore frugale e andare in bicicletta. Per cui, Ricetta semplice, solo tre ingredienti, facile da mettere in atto. Sta a noi decidere come vogliamo procurarci le proteine. Sfruttando gli animali, e quindi consumando latte, uova, formaggio, uccidendoli, se consumiamo anche carne, salumi, pesce, oppure lasciandoli in pace, consumando legumi, cereali integrali, verdura, frutta secca, frutta fresca, semi oleaginosi e alghe. Le emissioni di anidride carbonica e il consumo di cibo sono strettamente correlate. Un broccolo o un cavolfiore produce 0,1 kg di anidride carbonica. Una fetta di carne di manzo ne produce 4,5. Una fetta di suino 11,2. Un chilo di carne di manzo produce 28 kg di anidride carbonica. Per cui più stiamo sui cibi vegetali e meno inquiniamo il nostro pianeta. Quindi in conclusione, dottoressa, ci sono dei consigli e dei trucchi che possiamo utilizzare sia per quanto riguarda le scelte, la cottura, la preparazione, sia anche gli spostamenti? Sì, 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 sì. Allora, dobbiamo cercare di cuocere tendenzialmente il meno possibile. Un po' per sprecare meno energia, un po' per attingere meno al carbon fossile, un po' perché più, cu più cuociamo, più... I nutrienti importanti che sono vitamine, antiossidanti e polifenoli si deteriorano, per cui ovviamente la pasta, il riso, i legumi vanno cotti, in realtà i legumi si potrebbero consumare anche come germogli e anche i cereali si potrebbero utilizzare o ammollati o germogliati, però va da sé che la stragrande maggioranza delle persone li consuma cotti e va bene così. Ciò che possiamo evitare di cuocere o cuocere il meno possibile sono le verdure, come anche la frutta. Avere delle accortezze, magari i legumi cuocerne tanti, un chilo, due chili per volta, una volta cotti porzionarli e porzionati messi in freezer, in maniera tale da non, ver, non dover cuocere tante volte lo stesso tipo di prodotto. Mettere sempre sopra il coperchio, che consente di risparmiare tempi e energia addirittura del 20%, come anche prediligere gli spostamenti a piedi piuttosto che non in treno. Se dovessimo proprio utilizzare la macchina o in bicicletta o anche col monopattino, e va bene, se dovessimo proprio utilizzare la macchina, attenzione alla velocità utilizzata. Le emissioni sono al minimo quando si viaggia tra i 64 e i 97 km all'ora. Guidando per esempio a 110 km all'ora anziché a 130 km all'ora si risparmia ben il 18% di carburante perdendo solamente qualche minuto di tempo. Per cui viaggiamo a velocità bassa, non dobbiamo correre a tutti i costi, già 110 km all'ora sono già tanti, anche per una nostra sicurezza, nostra e degli altri utenti della strada, ma se possiamo utilizzare i mezzi pubblici, il treno, la bicicletta, il monopattino o i piedi, tanto di guadagnato. Grazie dottoressa, dunque sono tante le considerazioni che si devono fare quando ci troviamo di fronte a delle scelte da fare, soprattutto in campo alimentare. Grazie per la disponibilità, grazie a tutti voi per averci seguito, alla prossima. Grazie. Puntata.